Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. No. Oggi è venerdì 25, sono venuto alla terra con mio padre, quello che sta facendo l'orto. Io vi ho fatto vedere nei clip precedenti il terreno e se si riesce a vedere la clip prima di questa ci stanno i cavalli, perché vi ho detto sul video precedente che ci stanno i cavalli. Spero che si vedano, andiamo domani a casa. Adesso sto tornando a casa. Succhia, succhia, che mai si consuma, e portarmela, così scoprirò la formula segreta. Se farai come ti dico, diventerai ricco. Una nuova casa per la tua famiglia piena di cibo. Sì, per tutta la vita. Io voglio tutto. Io voglio il mondo. Quel che mi serve un mamma. Ah, questa tanto faccio vedere la spesa. Quella che c'è dentro casa, ho preso le fettuccine, sia questo qua Luciana Mosconi e due camerino, questa da 2,5, questa da mezzo chilo, perché ho una persona a pranzo che se non ci sta sarebbe stato meglio. Poi vabbè, il pollo, e poi mia madre ha comprato, vabbè, gli Oreo, e dopo vi faccio vedere la spesa che ha preso. Per chiusura dopo vediamo il prezzo quanto vengono. Facciamo manco il latte per fare un po' di besciamella. Vabbè, non fa niente, niente besciamella. Stamattina, come avete potuto vedere da una clip, non so se precedente a questa o quella ancora prima, mi stavo vedendo stamattina su Italia 1 un film di Tom e Jerry. Sabato scorso hanno fatto Tom e Jerry il film, quello che parla aiutano una ragazzina a ritrovare il padre perché è scappata dalla zia che in teoria sarebbe la tutrice, ma ha fatto un inghippo per avere i soldi della ragazzina. Oggi, sabato 26, ho visto Tom e Jerry, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. È un film del 2017, invece quell'altro non so di che anno è. Io di Tom e Jerry il film, quello vecchio, con la ragazzina, diciamo dell'orfana, ecco, meglio. Ho anche il DVD che ho portato su al paese, perché ho il lettore di quest'estate ho portato su il lettore di DVD. Invece quello di Willy Wonka non l'avevo visto, mai visto. E dato che dopo sono dovuta uscire per andare a guardare mia nipote, non sono riuscita a vedere la fine, quindi non ho manco visto l'inizio, quindi l'ho trovato su internet. In compenso, dato che domani devo andare a pulire l'ufficio di mia sorella, mi sento di essendoci oggi, ci vado domani, perché stamattina sono dovuta andare a guardare mia nipote perché sta con la febbre. Ci vado domani mattina, ci vado con mia madre perché almeno mi dà una mano e mi sbrigo pure, perché non è che non mi va tanto, è soltanto che hanno diverse librerie, quella con i quadrati ovviamente sono da tutte e due le parti, sono aperte, quindi non c'è una parete chiusa dietro, avanti e indietro è tutta aperta, quindi è facile da spolverare. Soltanto che il collega con cui hanno aperto l'ufficio, sia mia sorella che mio cognato, c'ha tutti i gadget del tabacco, sigari, cose del genere. Non ce l'ha su tutti questi buchi, questi quadrati aperti, però è una rottura di scatole, levare, spolverare tutti questi oggetti e rimetterli lì. Allora ho detto, vabbè, mamma, vieni a aiutare anche tu, così mi sbrigo un pochetto, invece di metterci un'ora e mezza, due, ce ne metto un'ora e un quarto.
con mia madre abbiamo fatto un'idea di oggi pomeriggio di uscire per nasci da un'amica, però mio padre è andato alla terra, giù per l'Anguillara. Mio zio è uscito con diciamo quel ragazzo che è parente a mia madre per andare da una parte che non so dove, dopo va alla terra da mio padre, però non so se prima di andare alla terra da mio padre scarica mio zio o se porta dietro mio zio. Questo non l'ho capito, quindi dato che non possiamo lasciare questa casa vuota senza nessuno, perché sì, non abbiamo più le mucche, ma abbiamo gli animali, abbiamo le galline, i cani, quindi abbiamo un po' paura, dato che il cancello è sempre aperto, abbiamo un po' paura che possa entrare qualcuno e fare casino, quindi ci deve essere sempre qualcuno dentro casa per qualsiasi motivo, quindi molto probabilmente questa cosa salta, però boh, vediamo se tra un'ora mio zio ritorna oppure no, vediamo un po'. Adesso sto in salotto, al tempo che finisce sta cosa di esportare un video, stacco il computer perché non, purtroppo ho levato la batteria sia al mio vecchio, questo qua, che a quello di mia sorella perché andava in tilt, però il tempo che mi sistemo dopo casa rifaccio, compro una batteria soprattutto di quello là, o anche di questo mi faccio, lo porto in assistenza, mi faccio rimettere le batterie e faccio comprare. Ancora devo portare quell'altro, quello fisso in assistenza, spero sempre che me lo faccia mio zio, speriamo che nei prossimi giorni si decida a farlo, se no al momento è quando trasloco lo faccio mettere a posto una volta traslocato, perché adesso non c'ho proprio mente di farlo, però se me lo facesse mio zio sarebbe un po' più gradito, perché comunque devo spendere i soldi. Scusate il buio, ma sono quasi le 5 e purtroppo, essendo cambiata l'ora, comincia a essere buio e non ho francamente acceso la luce. Poi ieri pomeriggio non sono più uscita, quindi ho fatto il pomeriggio a casa, quindi non ho fatto praticamente niente. A parte dopo mi sono messa a aggiustare della roba che mi è entrata venerdì. Poi stamattina sono andata a pulire l'ufficio di mia sorella, dato che abbiamo invertito i giorni perché mia nipote stava male, e ieri sono andata a guardare mia nipote e oggi sono andata a pulire l'ufficio. E dopo sono andata, vi ho sempre detto anche ieri che non sapevo se ieri pomeriggio sarei potuta uscire per andare da un'amica di mia madre, oggi sarei andata stamattina, infatti siamo andati stamattina dato che ieri non siamo potuti uscire. Stamattina, vabbè, a parte stamattina sono uscita, sono andata a pulire l'ufficio, sono andata da amica di mia madre. Tanto il pranzo c'avevo tutto pronto perché ieri era avanzato là le fettuccine con i funghi, il pollo, quindi oggi abbiamo rimangiato quello. Poi oggi pomeriggio volevo andare alla terra con mio padre, però dopo è venuta una parente, quella che ci andiamo di solito il sabato, quindi ho evitato di andarci, quindi. Ho fatto una chiacchierata con lei, sta ancora qui perché è andata a vedere una cosa con mio zio e mia madre è rimasta sotto con lei, quindi ho detto senti, io me ne vado su casa, non mi va di stare qui al freddo. Diciamo che sono stati 3 giorni un po' tra virgolette morti. Come vi ho detto, mi è arrivato del lavoro da fare di cucito e ho iniziato ieri a fare qualche cosa, devo continuare. Almeno su una l'ho scucita, nel senso che sono 3 canottiere. Devo levare il merletto. Uno l'ho direttamente tagliato perché diciamo che c'era l'orlo fatto, quindi senza che scucivo l'orlo, l'ho tagliato direttamente e è andata bene. Invece con gli altri due, dato che c'era l'orlo a vista, quindi sopra c'era appoggiato il merletto, scucendo il merletto devo rifare per forza l'orlo. Quindi uno l'ho tagliata direttamente senza scucire l'orlo, quindi è fatto. Due, devo scucire l'orlo e
cioè scucire il merletto e rifare l'orlo. Intanto faccio quelle cose che, dato che sono bianche, devo smontare tre tende. Una la devo dividere a metà e fargli il laterale ed è finita così. Un'altra la devo dividere in quattro e fare la parte sopra il merletto per inserire il bastone, quindi da una ne faccio quattro, e l'altra da una ne devo fare due, però questa qua è un po' più complicata perché devo far combaciare i disegni e levare un eccesso laterale. Ve lo farò spiegare, ve lo spiegherò quando lo farò e soprattutto se mi ricordo di fare il video, perché ve la devo far vedere dopo. Non questo video perché è abbastanza lungo da spiegare, non è lungo da spiegare, ma ve lo devo far vedere, però senza che ve lo faccio vedere in questo video, lo faccio vedere in un altro video, sempre se mi ricordo. Poi devo fare 7 pantaloni, 6 pantaloni devo fare l'orlo e una camicetta che è abbinata col pantalone, e con l'avanzo del pantalone ci devo fare tipo una manichina, vediamo un po'. E guadagno dei bei soldini, dato che mi devo trasferire a settimane, massimo un mese, non ho la linea internet per un periodo di tempo, quindi non ci saranno vlogmas, perché dopo solamente il mese di dicembre, se riesco a trasferirmi per il mese di dicembre, c'è da mettere a posto tutto quanto, quindi i vlogmas non ci saranno e non so neanche se riuscirò a registrare qualche video, quindi oltre a non avere internet non ho francamente non avrò video da fare, perché sarò talmente stanca da fare il traslogo, mettere a posto, che non ci saranno video, quindi i video torneranno da gennaio, lo spero, e dovrò fare tutto con il telefono, quindi caricare i video dal telefono. L'unica cosa che io edito col computer, gli passerò sopra il computer con il cavetto del telefono, li editerò e poi sempre tramite il cavetto li ripasso sopra il telefono e dopo da lì li carico. L'unica cosa che io ho 30 giga e ci arrivo, ma adesso come adesso, che dato che qui la linea internet ha un guasto, quindi sto facendo tutto con il telefono. In un mese li ho consumati quasi tutti, il mese scorso mi sono rimasti tipo 3 giga. Da 30 ce la potrei fare benissimo a caricare i video, però non lo so. Vediamo un po' a dicembre se riesco a mettere la linea internet a casa. Vediamo un po'. Fatemi sapere quale linea conviene mettere, quella un po' più economica. Basta che non sia TIM, Vodafone e Wind 3, perché ci ho litigato. Mio zio ci ha litigato anni fa, quindi non la vorrei mettere o Sky Wifi o rimettere Linkam, però no, nella zona in cui vado a vivere Sky Wifi è sicuro che potrebbe prendere, perché ho fatto tipo una ricerca su Secugio.it. Sky Wifi potrebbe andare bene, Linkam non me lo dà, quindi molto probabilmente lì non prende Linkam. Link mi pare che mio zio pagava intorno ai 53 euro ogni 2 mesi, Sky Wifi 25,90 al mese, quindi il prezzo è quello, quindi vediamo un po', però non è che ho tutto questo guadagno da poter dire ok faccio quello, faccio quell'altro, quindi per il momento finché sto qui e riesco a caricare i video è bene, poi quando il momento in cui non vedrete più video o sapete qual è il motivo. E se spero per gennaio di ricominciare, in caso li carico a casa di mia sorella, a meno che non farò dei piccoli short da poterli caricare, vediamo un po'. Se sono piccolini pure, ma se sono lunghi come questo non credo. Terrò aggiornati nei prossimi settimane o mesi, insomma, quello che è. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!